I cittadini di Milano hanno votato con un referendum per avere un grande parco sui terreni dell'esposizione universale e anche due mozioni in Consiglio Comunale a Milano e a Rho hanno votato per questo parco. Incredibilmente invece il presidente di Arexpo, Azzone, ha dichiarato poco tempo fa di non sapere nulla. Ci chiediamo come mai il presidente di una società pubblica che dovrebbe fare gli interessi dei cittadini non conosca queste votazioni e questi desiderata dei cittadini. E ci chiediamo soprattutto se non è che sia magari la questione della piastra che può creare dei vincoli alla realizzazione di un parco, che non deve essere un parco diffuso come ha sostenuto Azzone, cioè dei vialetti o delle aiuole all'interno di una serie di speculazioni edilizie. Deve essere un grande parco e il parco ha una definizione ben precisa. Ci chiediamo se non ci siano dei vincoli urbanistici legati ai sottoservizi come la piastra che fanno sì che non si possa realizzare questo grande parco. Noi continuiamo a seguire la questione, a tenere alta l'attenzione perché i cittadini hanno votato.